Ciao ragazzi, sono Gabby e bentornati su Antartide 88. Come dite? Che non sono Gabby? No, no, tranquilli, mi sono solo tolto la barba, sistemato i capelli. Non sono il mio fratello gemello, tranquilli. Comunque, nello scorso episodio nostro papà ci ha lasciato solo un berretto. Sarà morto? Scopriamolo in questo episodio. Credo che in questo episodio finalmente riusciremo a vincere questo gioco maledetto. Dove sono gli insetti? Dove sono i maledetti? Siete qui? Ah! Eccolo qua! Lo sapevo! Lascia l'arma più forte del gioco e mi ciberò della tua carne. Miam 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 miam. La prima cosa che devo fare adesso è cercare una via d'uscita da queste caverne. Non mi ricordo nemmeno come ci sono entrato, quindi spero che devo andare da questa parte. Voi che dite? Ah! Credo che mio padre morirà di infarto comunque se mi vede con sta ascia in mano. Come ho educato mio figlio! Lui doveva solamente andare in giro con falce e martello. Dov'è la via? Oh, porco schifo, c'è un drogemone! C'è un drogodremone! C'è un Digimon! C'è uno di quei... Cadono giù come dei... Dei patati! Forse non mi ha visto! Raga, questo non mi ha visto! Questo è scemo forte! Gnecchi, 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 dove sta questo russo trallallero trallallà? La sdivagna, amico! Ho ritrovato la via d'uscita! Yeah! Posso andarmene di qui? Ok, siamo fuori! Vai, signori, è ancora pieno di quelle cose, quelle bestie maledette che non voglio più vederle, troppo simili ai ragni. Zio Beppe, scappiamo! Guardalo, guardalo che vogliono prendermi, ma ormai è troppo tardi. Zippete, zappete, zippete, zappete, zippete, zappete, zippete, zappete. Torre radio, dobbiamo andare da questa parte. Oh, cavolo, qua c'è un fucile assurdo! La K! No, boys, si comanda, si devasta. Fammi prendere subito munizioni. Non ho della vita, però, e questo è il problema. Torre radio, da questa parte c'è una torre radio. Vediamo un po'. Oh! Chi è sto sgorbio? Ti avevo detto di mettere la camicia della salute. Guarda cosa ti è successo. Non si è vestito abbastanza, ragazzi. Ho trovato della vita, per fortuna. Dinamite. Devo fargli saltare. Chiave motoslitta. Una registrazione. Sentiamola. Efimov è pazzo. Era ossessionato dallo studio di queste creature e ci ha impedito di distruggerle. Ha sparato ad Antonov, Orlov, Popov e mi ha ferito. Che strani nomi. Sembra che abbiamo rotto la funicolare. Se lo vedi, spara per uccidere. Ho perso troppo sangue. So sad. Ci mancherà tantissimo questo personaggio secondario mai sentito prima. Ma posso entrare in questo camion e prenderli sotto tutti? Fausto è furioso. Let's go. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Vai, 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 prendili sotto. Sì! Brutte bestie, queste sopravvissuti. Dovete andare fuori dal mio territorio. Massacrato. Come giusto che sia. Ehi, tu, che hai da guardare? Vuoi renderti partecipe? No, 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 ok, puoi rimanere lì, porca ma... Ma quanti colpi! Qua c'è la torre radio, l'ho trovata. Dobbiamo trovare un modo per salire qui sopra. E credo che usare le scatole sia la tecnica più giusta di tutte. Let's go! Benissimo! Secondo me devo far parkour qui. Let's go! Aia! Guardali, guardali là fuori che lurcano in cerca di me. Ma io ho il fucile a doppia canna del nonno. Allora, fammi vedere. Intanto premi il pulsante, no? Pip! E li porto. Ah, ma è ronco, possiamo scappare con l'elicottero. Chiama l'evacuazione dalla torre radio. Raggiungi il punto di evacuazione. Però aspetta. Io forse devo eliminarli così. Perché c'è un finale buono e c'è un finale cattivo. C'è un finale dove me ne vado via senza far niente, ma c'è un finale dove magari se torno indietro posso salvare tutto. Posso ripristinare la situazione. Ma devo tornare nel laboratorio. Tanto fammi prendere l'ascia. Fammi prendere l'ascia, che sfondo tutto. Sbing, sbarabing. Oh, 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 c'è qualcuno? Aia, mi fa male dal muro. Ma che sei, scemo? Va bene. Mamma mia, lo massacro. Mamma mia, lo massacro. Ehi, là, let's go. Facciamoli fuori con i fucili. Troppo forte, boys. Allora, potremmo tornare all'eliporto. Ma io sono un uomo con le castagne. Quindi adesso vado, torno indietro con il mio locomozione qui.
e andiamo a salvare il laboratorio. Fai saltare l'ingresso delle grotte, opzionale. Fai esplodere il laboratorio con i campioni, opzionale. Vedete? Dobbiamo tornare indietro. Allora, vediamo se intanto posso far saltare l'ingresso della grotta. Così non entrano più. Qua! Oh, cavolo! 30, 29, 28! Via, 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 via! Ho fatto saltare un posto! Porca trota, vai! Le bestie non potranno più uscire dal terreno. Li abbiamo confinate nel loro stesso inferno. Ok, ora devo tornare al laboratorio e far saltare pure quello, perché lì hanno fatto degli esperimenti con le creature e potrebbero tornare. Quindi devo farmi tutto quel viaggio. Ecco che mi sono fatto all'andata e devo tornare indietro. E nel frattempo prendo sotto qualcuno. Piano, piano. Aiuto, questo punto è veramente letale. Oh, porca. No, dai. Si è incastrata. Oh, ci sono, ci sono. Sbam. Eccomi qua, tornato proprio in patria. Pieno di nemici. So già dove devo puntare. Devo subito correre. Ok, all'esplosivo. Cerchiamo di non farci notare finché è giorno. Meno male che ho giocato sto gioco di giorno 100 volte. Andiamo dietro, dietro. Qua c'è la tanica di esplosivo. E qua ci metto la dinamite. Nani? Chi è lui? Non avvicinarti, tutto è andato troppo lontano. Non ti lascerò distruggere tutte le mie fatiche. Ma è papà? Sali sulla motoslitta e vai via. Papà, che fai? Ma è... Non so se è papà, non mi ricordo. Ok, così è proprio anticlimatico. Devo lasciare questo posto, ora esploderà tutto. Ma siamo scemi. Ma siamo scemi, ragazzi. Ma siamo pazzi. Io non ho capito che cosa è successo. Io non sono un assassino. Lui mi ha costretto. Evviva! E via di qui. Ok. Benissimo, benissimo. E fu così. Ma sono ancora vivi. Mamma mia, Gabby's back in town, baby. Boom. Ok, ho fatto di nuovo il mio massacro quotidiano. E ora, prima che arrivi Mozilla Gorillo, io me ne vado all'eliporto. Posso scappare finalmente. Posso andarmene e finalmente so la verità. Era tutto un esperimento. Un pazzissimo esperimento maledetto di quel nabbino. Oh, c'è troppo sangue qui. Perché c'è così tanto sangue? Tira fuori il fucile. Dov'è il fucile? Eccolo qua il fucile. Esci dalla caverna. Oh oh, oh oh. Qualcosa mi dice boss fight in arrivo. Oh cavolo. Chi è stato? Altri dromemoni, dromedari, gorgemoni, come si chiamano? Non lo so, dovrei guardarmi Stranger Things. Ok, non importa. Demoni o non demoni, adesso tornerete tutti all'inferno. Banzai, Rabbo, Rabbo. Morto uno. Morto due. Morto tre. Morto quattro, Adriana. È per te. Ok. Li ho fatti fuori tutti, raga. Cerchiamo di prendere munizioni perché secondo me ne arrivano altri. Resistiamo alle ondate, boys. E li porto. No! Da dinamite, mi manca della dinamite. Dobbiamo trovare della dinamite per aprirli. No problem, mi sono fatto la scaletta tattica. La torcia. Ok, l'accesa. Non so, dobbiamo trovare una via secondaria, mi sa. Non saprei dirvi. Munizioni. Munizioni per il pompa, ottimo. La dinamite era in una delle caverne. Ottimo. Era qui. Ma certo. Ora via, via col vento. Oh 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 oh. Morto. Vai 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 ragazzi, mettiamo la dinamite. Mettiamo la dinamite. E facciamo fuori gli ultimi. Ma va a fan bagno. Morto. Ok. Ho quasi finito le munizioni. Ok, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuori bestia! È volata via, esci dalla caverna, raggiungi il punto di evacuazione, vai, 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 si scappa ragazzi, si scappa, l'eliporto è qui! Oh, e fortunatamente così, tac e boom, a casissimo arriva un elicottero, non l'ho manco chiamato. Che fortuna che ha quest'uomo! A me va bene così. Squalo parco, adora il metallo. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Così mi hanno preso.
Ma io non ho avvertito nessuno. Oppure sì, non mi ricordo se ho avvertito qualcuno. Beh, sono l'uomo più fortunato della Terra. E tutto con estrema calma. Ma Babbo dov'è? Babbo è morto. Allora era mio papà. Dopo il rapporto e fornito prove di incidenti nella stazione Antartide, è stata accettata la decisione di chiudere tutte le ricerche. Insomma, hanno chiuso le ricerche. Il 7 febbraio 1988, con filmati a caso di Kennedy, fu convocata una riunione di emergenza del Consiglio delle Nazioni Unite. I membri del Consiglio hanno votato all'unanimità. Tutti i dati ricevuti dalla spedizione di EMI fossero stati classificati. Insomma, hanno cancellato tutto. Suo figlio era l'unico sopravvissuto e ha preso parte alla distruzione della stazione. Quindi era mio papà. Il febbraio 1988 Antartide 1 subì un attacco nucleare che distrusse tutto nel raggio di 15 km. Insomma, gli hanno tirato così tante atomiche per impedire che quei bestioni tornassero. Ce l'abbiamo fatta, America! Insomma, sia l'America che la Russia hanno concordato una cosa: tirare atomiche alle dannate cose. Ma sapete una cosa? Io vi ringrazio per la visione di questo coso, che era un video, e spero vi sia piaciuto. Vi ricordo il link del negozio, supportiamo questo negozio! Link in descrizione, presto arriveranno anche nuovi gadget, quindi stay tuned. Ma per il resto vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo molto presto con il prossimo. Ciao ragazzi!